Allora, evidentemente il dottor Bolonda ha già espresso in maniera molto compita quali erano gli obiettivi di questo progetto, che è un progetto, potete immaginare, molto complicato, perché in questo caso il modello concettuale prevede anche degli aspetti di cui si è parlato anche stamattina, per esempio la biodiversità, di cui vedremo in seguito, ma un'altra incognita del progetto è dovuta alla tempistica, perché proprio in relazione all'urgenza e al problema che ormai è diventato un problema sociale di una certa importanza in Puglia, la Regione Puglia è vero ci sta permettendo di realizzare questo progetto, però allo stesso tempo vuole dei risultati in un tempo relativamente breve e anche questo è un elemento di novità, perché forse saremo uno dei pochi gruppi che riuscirà a dare un prodotto di una complessità estrema in meno di un anno. È ovvio che questo prodotto, l'inquadramento, il modello concettuale sarà utile poi in una successiva fase di messa al bando delle eventuali opzioni per la bonifica e o messa in sicurezza, ma questo non esclude la possibilità di avere l'ipotesi zero, quella che descriveva il direttore scientifico, ovvero il mantenere la situazione. È ovvio, per poter sviluppare un progetto del genere ci si è affidati a diversi enti e istituzioni presenti sul territorio e ognuna di queste unità, chiamiamole operative, ha sviluppato diverse progettualità, cioè ognuno ha potuto realizzare, dovuto e potuto realizzare un pezzo del puzzle e l'impegno più difficile forse è quello dato in carico ad ARPA, che è quello di coordinare tutte le attività e poi soprattutto di mettere insieme il puzzle, che come vedremo non è un'impresa di poco conto. Allora, la prima delle attività previste era quella della mappatura delle anomalie termiche che è stata sviluppata dalla CNR IRSA di Bari e attraverso questo tipo di indagine che un po' ripropone quello che ci ha fatto vedere il direttore scientifico di ARPA Campania, solo che in questo caso stiamo facendo un'analisi termica sul Mar Piccolo e non sui terreni. Si sono evidenziate alcune fonti che presentavano anomalie termiche positive ed altre che presentavano anomalie termiche negative. Perché questo? Perché evidentemente le macchioline rosse che vedete lì sono al 99% dovute a scorrimento superficiale, mentre le anomalie azzurre e celesti sono quelle dovute alle emergenze di falda, perché poi vedremo in seguito il Mar Piccolo è caratterizzato da una falda profonda che in alcuni punti del bacino emerge. E siccome la falda profonda ha una temperatura costante durante l'anno, è circa 17-18 gradi, ed essendo stata fatta questa mappatura durante i mesi preestivi, è evidente che il freddo corrisponde ai citri, quindi alle emergenze di falda profonda, mentre il colore. La temperatura più elevata invece allo scorrimento superficiale. Evidentemente, oltre a valutare le anomalie termiche dell'acqua che arriva in ogni caso nel Mar Piccolo, è stato studiato anche il bacino scolante che poi apporta in qualche maniera per scorrimento superficiale anche il dilavamento dei terreni e con tutto quello che comporta il dilavamento dei terreni, ovvero con tutto quello che trasporta nel bacino del Mar Piccolo. E naturalmente qui vedete tre esempi, è stata fatta una validazione e aggiornamento del reticolo idrografico, una stima dei flussi idrologici e solidi mediante modelli idrologici, così come una simulazione e previsione dei processi idrologici ed erosivi. In questo caso nella rappresentazione, nella mappa dei processi idrologici ed erosivi, le parti in rosso sono quelle che sono soggette a dei tassi erosivi più elevati rispetto alle parti in verde. È stata naturalmente anche fatta l'analisi geofisica dei fondali, perché questa analisi era propedeutica ad un insieme di altre attività che vedremo successivamente. E anche da questa indagine geofisica che ha previsto un rilievo batimetrico di tipo single beam e multi beam, sono emerse le caratteristiche del Mar Piccolo. Nel riquadro in alto vedete una presentazione multibeam del citro galeso, che è l'emergenza di falda profonda più importante del bacino del primo silo del Mar Piccolo. Questa è una rappresentazione side-scan sonar, sempre dei fondali del bacino. Questo è un rilievo stratigrafico dei sedimenti superficiali
realizzato attraverso il sub-bottom profiler, e evidentemente va a dimostrare come lo spessore dei sedimenti incoerenti nel bacino del primo e secondo seno del Mar Piccolo sia differente a seconda della posizione geografica degli stessi sedimenti. E ovviamente questo è dovuto all'idrologia stessa del bacino, anche questa indagata nel dettaglio. Un altro elemento di novità rispetto alle presentazioni precedenti è la mappatura biocenotica, visto che le ipotesi di bonifica, risanamento o messa a sicurezza o anche l'ipotesi zero non potevano prescindere da un'analisi della componente biocenotica, ovvero della biodiversità del bacino. È stata realizzata anche una cartografia biocenotica e quindi un lavoro che ha descritto i popolamenti, soprattutto bentonici in questo caso, evidenziando le criticità, ovvero gli elementi di pregio ambientale. Una novità che vi posso dare in anteprima, che seppur il bacino del Mar Piccolo è ovviamente è in maniera acclarata soggetto a pressioni antropiche, quindi ad impatto di ogni tipo, però ci sono degli elementi di pregio ambientale che in ogni caso devono indirizzare le opzioni che si presenteranno in futuro. Ovviamente è stato realizzato anche il modello geologico, morfologico e sedimentologico sia del bacino stesso, ma soprattutto del bacino scolante, cioè della parte a terra che poi afferisce al bacino ai due bacini del Mar Piccolo. La caratterizzazione idrologica dei corpi idrici sotterranei, perché evidentemente una parte cospicua di tutto quello che arriva nel bacino Mar Piccolo è dovuto proprio alla particolare struttura idrogeologica e alla presenza dei corpi idrici sotterranei, che in ogni caso sono stati in qualche maniera impattati dall'attività antropica. Qui ci sono, ovviamente non abbiamo il tempo per descriverle, ma ci sono alcune immagini che mettono in evidenza come in alcuni casi la costruzione di alcune cave nell'area industriale ha in qualche maniera intaccato l'integrità della falda superficiale, così come è ammesso talvolta in interconnessione la falda superficiale con quella profonda. E anche questo continua, una slide che continua la descrizione del modello idrogeologico dei corpi idrici sotterranei. Un altro aspetto importantissimo per valutare il destino sia dei sedimenti e sia degli inquinanti associati all'acqua e ai sedimenti è la modellazione della circolazione marina e del clima marino nel Mar Piccolo, che potete immaginare non è semplicissima, un po' per la conformazione del bacino, un po' per l'effetto di raccolta che ha il bacino stesso rispetto agli input terrigeri, ma volevo farvi notare solo questa non è altro che l'idrovora dell'Ilva, che serve a captare dal bacino del Mar Piccolo le acque di raffreddamento industriali, che poi vengono scaricate nel Mar Grande, in un'altra. Però evidentemente anche l'idrovora in questo caso un effetto sulla circolazione, seppur non maggioritario, però un effetto nella circolazione, e di questo evidentemente bisogna tener conto. Sono due slide differenti, una nella circolazione invernale, l'altra nella circolazione estiva. Dopodiché abbiamo cominciato a valutare cosa succede ai sedimenti di fondale dei due bacini del Mar Piccolo nella situazione imperturbata, che è la parte sopra, rispetto a un'ipotesi di dragaggio pilota in una delle aree. Ovviamente queste simulazioni le abbiamo fatte in diversi scenari. Abbiamo fatto una simulazione tenendo conto della granulometria media del substrato, così come abbiamo simulato tenendo conto della granulometria più fine del substrato. Questo per metterci in una situazione di massima precauzione rispetto a tutte le attività che poi potrebbero essere ipotizzate. Questo è un altro scenario, in questo caso utilizzando una granulometria molto più fine di sedimento, vedete che è abbastanza diversa la distribuzione dei sedimenti e il movimento dei sedimenti a seconda delle situazioni. Naturalmente sulla base di tutti i risultati acquisiti attraverso gli studi che si sono realizzati durante il periodo, ARPA ha dovuto e voluto fare dei monitoraggi in prossimità delle potenziali sorgenti, e questi monitoraggi delle acque, acclarato il fatto che i dati sui sedimenti erano stati già acquisiti, in questo caso invece è stato fatto un campionamento ad hoc sulle sorgenti, sulle acque,
e utilizzando un preconcentratore per acque ad alti volumi, questo per cercare di determinare non soltanto le concentrazioni assolute di PCB, in questo caso di metalli, ma anche di considerare la distribuzione relativa di questi contaminanti all'interno del bacino stesso, in prossimità delle sorgenti. Si sono stati stimati anche i flussi di PCB in ingresso nel Mar Piccolo. Si è stata valutata la biodisponibilità e il rilascio di contaminanti dai sedimenti facendo delle simulazioni in situ ed ex situ in laboratorio. Praticamente sono stati utilizzati come organismi bioindicatori, in questo caso i mitili stessi, che sono quelli che vengono allevati, e si è valutato in quanto tempo accumulano i mitili, così come si è valutato in che tempi si riescono a decontaminarsi, e tutti questi risultati saranno ovviamente portati alla fine sul tavolo regionale. Infine è stata realizzata anche la caratterizzazione geotecnica per cercare di dare un'indicazione circa le possibili opzioni di messa in sicurezza, risanamento o sbarra bonifica, e per questo sono stati fatti dei campionamenti ad hoc per valutare la consistenza dei sedimenti in particolari punti che erano caratterizzati da una criticità ambientale. Io vi ringrazio, ho cercato di scrivere in maniera molto veloce il tutto. E qui volevo indicarvi solo il citro, potete vedere in questa slide, non so se riuscite a vedere, questo è l'effetto di un citro, quindi è una sorgente, è una falda profonda che è in immersione in questo caso, e ovviamente la mitilicoltura, che è una delle attività storiche per quest'area pugliese. Sì, consentitemi di aggiungere solo una considerazione. Questa volta, invece di fornire al committente un modello concettuale unico, noi forniremo un approccio algoritmico di scenario, nel senso che, come avete potuto vedere, a secondo degli input che si posizionano in questo modello relativamente ai vari interventi, alle varie tipologie anche di capping o di rimozione, gli scenari stagionali, delle ore del giorno e così via cambiano, per cui noi forniremo un modello, poi sarà il proponente che parteciperà alle gare per la progettazione definitiva a scegliere come utilizzare questo modello per proporci delle soluzioni che poi noi valuteremo se essere migliori o peggiori, applicabili o meno. È un approccio un po' nuovo, devo dire, ma non c'è altro modo. Ma quindi quando potremo mangiare le cozze? Si possono già mangiare quelle certificate, eh? Quelle certificate si possono già mangiare. Noi speriamo. A parte gli scherzi, veramente complimenti, perché anche questa è stata un'esperienza. Tra l'altro, poverino, ha dovuto correre. Mi dispiace, no? Però, insomma, veramente complimenti, perché anche questa è un'esperienza di vera eccellenza.